Buongiorno a tutti, benvenuti al secondo appuntamento del percorso di approfondimento della pubblicazione principali adempimenti per le imprese alimentari, percorso organizzato dalla Camera di Commercio di Torino in collaborazione con il Laboratorio Chimico. È qui con noi la dottoressa Clelia Lombardi del Laboratorio Chimico, alla quale porremo alcune domande relative agli obblighi formativi che coloro che si accingono ad avviare un'attività di somministrazione devono rispettare. Dottoressa Lombardi, servono dei requisiti professionali particolari per svolgere un'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita a prodotti alimentari? Buongiorno, sì, ci sono degli obblighi specifici da questo punto di vista. Vorrei prima però fare due premesse importanti, cioè che dobbiamo distinguere la formazione obbligatoria per l'imprenditore, quindi per l'operatore del settore alimentare, e quella che invece è obbligatoria per i dipendenti che lavorano con lui nell'impresa. La seconda premessa importante è che la normativa è piuttosto complessa, perché abbiamo sia la normativa dell'Unione Europea, sia una normativa nazionale e infine anche una normativa regionale, e soprattutto quest'ultima, quindi potendo variare da una regione all'altra, può complicare le cose, perché al limite un imprenditore che ha due sedi in due regioni diverse potrebbe anche avere degli obblighi diversi da questo punto di vista. Quali sono i requisiti professionali che deve avere un imprenditore per aprire un'attività di vendita o di somministrazione di alimenti? Sì, quindi gli obblighi sono previsti da una normativa nazionale, che è il decreto legislativo 59 del 2010, quindi in questo caso si parla di una normativa nazionale, e sono previste quattro possibili alternative. La prima è quella di aver frequentato un corso specifico, un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, che è un corso di 100 ore complessive gestito da enti appositamente convenzionati con la regione. Occorre sostenere un esame finale presso la Camera di Commercio e se l'esame viene superato viene rilasciato un attestato di idoneità. Gli enti convenzionati con le regioni, con la Regione Piemonte nel nostro caso, sono visibili sul sito della regione. Seconda possibilità è quella invece di aver prestato la propria opera per almeno 2 anni, anche non consecutivi, nel quinquennio che precede l'apertura dell'attività, aver prestato la propria opera in un'impresa che opera nel settore alimentare della somministrazione o del commercio di alimenti e bevande. Terza possibilità. Abbiamo quella di essere stati iscritti in passato al registro esercenti il commercio, quindi al REC, o anche solo aver superato il relativo esame che dava appunto la possibilità di iscriversi al REC, al registro esercenti il commercio. Infine, quarta possibilità è quella di avere un titolo di studio che è riconosciuto in questo senso. Ci sono diversi diplomi di laurea o di scuola secondaria superiore, da farmacia, perito agrario, maturità tecnica femminile, la laurea in medicina e chirurgia e così via, quindi sono moltissimi titoli di studio riconosciuti che valgono come possibile accesso appunto all'attività di somministrazione o di vendita di prodotti alimentari. Una precisazione, l'aver prestato la propria opera per almeno 2 anni in un'attività di vendita o di somministrazione alimenti e bevande è un requisito valido solo per chi è stato un dipendente? E se sì, con quali mansioni? Allora, in realtà, oltre ad essere stati dipendenti, c'è la possibilità, questa possibilità vale anche per chi è stato socio lavoratore oppure coadiutore familiare, nel caso appunto di un coniuge, un parente o un affine entro il terzo grado, all'imprenditore, purché questa posizione sia, comprovata dall'iscrizione all'INPS. E, invece, per quanto riguarda le mansioni, sono valide le mansioni di addetto alla vendita o addetto alla preparazione degli alimenti o anche addetto all'amministrazione.
E vi sono altri obblighi formativi per l'imprenditore una volta che ha aperto la propria attività? Sì, allora, una volta iniziata l'attività, direi, vediamo che cosa prevede l'Unione Europea. Quindi si passa a prendere in esame quello che ci chiede il regolamento 852 del 2004. Quindi è un regolamento importantissimo per l'igiene dei prodotti alimentari, dove sono previsti diversi obblighi per l'imprenditore che spaziano dal rispettare le norme igieniche ad avere un piano HACCP, eccetera. Ebbene, in questo regolamento sono previste delle regole anche per quanto riguarda la formazione. In particolare, queste le troviamo nell'allegato 2 di questo regolamento al capitolo 12. E questo allegato ci dice proprio che ci sono due casi. Primo, quello che riguarda gli addetti alla manipolazione degli alimenti, cioè devono essere controllati o aver ricevuto un addestramento e una formazione in materia di igiene alimentare. E due, invece, coloro che sono responsabili dell'elaborazione e della gestione dell'HACCP devono essere formati appunto sull'applicazione dei principi HACCP. Quindi questi primi due punti in sostanza da una parte ci dicono che chi manipola gli alimenti, quindi tutti i dipendenti che hanno direttamente a che fare con gli alimenti, devono essere formati sull'igiene, mentre i responsabili di quello che riguarda l'HACCP devono essere formati sull'HACCP e ovviamente deve anche, terzo punto, essere rispettata la legislazione nazionale, nel nostro caso quello che abbiamo detto poco fa. L'obbligo formativo in materia di HACCP vale anche se l'imprenditore non ha predisposto personalmente il piano HACCP ma ha incaricato un consulente? Certamente sì, proprio perché il titolare è sempre responsabile ed è il primo a rispondere di fronte alla legge delle proprie procedure di autocontrollo basate sull'HACCP, quindi intanto è nell'interesse dell'imprenditore stesso conoscere bene il proprio piano di autocontrollo anche se è stato elaborato da un consulente. Quindi direi che il consiglio, diciamo, è o frequentare un corso sull'HACCP e poi in autonomia redigere il proprio piano di autocontrollo, oppure c'è la possibilità di affidarsi a un consulente per la redazione del piano HACCP e poi farsi fare formazione da questa persona facendosi rilasciare un attestato di formazione, ma la sostanza non cambia, nel senso che l'imprenditore deve effettivamente padroneggiare il proprio piano HACCP e quindi essere in grado di gestirlo in maniera efficace, lui ed eventuali suoi collaboratori o dipendenti che lo aiutano in questo, insomma, in questa gestione dell'HACCP. Il regolamento comunitario 852 del 2004 prevede una durata minima nella formazione. Quali sono gli enti autorizzati a derogarla? Ecco, in realtà no, tutto questo, come abbiamo visto prima, non è previsto dal regolamento, quindi il regolamento lascia veramente un'ampia flessibilità e possibilità di decidere in autonomia da parte dell'imprenditore. Certo, direi la formazione deve essere efficace, quindi la finalità deve essere raggiunta, quindi anche se il regolamento non parla esplicitamente di chi può fare la formazione e di quanto deve essere, quindi quale deve essere la durata di questa formazione, il consiglio è di scegliere comunque dei professionisti qualificati e con esperienza come docenti, eventualmente rivolgendosi alle associazioni di categoria, e di prevedere delle attività formative che abbiano una durata, diciamo, sufficiente per raggiungere gli obiettivi formativi che ci siamo previsti, che ci siamo prefissati. Il regolamento comunitario 852 del 2004 prevede un aggiornamento periodico della formazione? Con quale frequenza? Allora, anche in questo caso il regolamento non dice che deve essere fatto un aggiornamento, però questo aggiornamento è un concetto implicito nella logica dell'HACCP, perché
L'obiettivo è di mantenere sempre il personale attento e sensibile a tutte le problematiche dell'igiene, dell'autocontrollo. Quindi è chiaro che ogni tanto la formazione deve essere diciamo aggiornata. Questo non vuol dire necessariamente frequentare un corso di formazione vero e proprio affidandosi a un docente esterno, potrebbe semplicemente voler dire fare delle riunioni anche brevi, prendendo insomma come argomenti le problematiche dal punto di vista igienico che abbiamo nella nostra attività. Quindi diciamo che è lasciato veramente molto alla discrezionalità dell'imprenditore in questo senso. La frequenza si consiglia comunque almeno una volta all'anno di fare un po' il punto della situazione su questi argomenti. Tra le altre cose, qui occorre fare una precisazione molto importante. Torniamo alla nostra legge regionale, quindi per la Regione Piemonte, la legge regionale 38 del 2006, perché questa legge obbliga gli imprenditori, quindi i titolari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a frequentare un corso ogni 3 anni, un corso della durata di 16 ore. Che se non viene, se questo obbligo non viene assolto, può dare origine a una sanzione da 500 euro in su. Quindi è molto importante che chi ha un'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso gli enti riconosciuti vada a frequentare nel triennio questo corso abbastanza breve ma molto importante, e quindi assolutamente non dimenticarsi di adempiere a questo obbligo formativo. Quali consigli possiamo dare ad un imprenditore che deve formare i propri dipendenti? Diciamo che dal punto di vista dell'HCCP è importante documentare le attività che facciamo. Perché è importante documentarle? Perché occorre, nel momento in cui ci siano delle verifiche da parte delle autorità di controllo ufficiale, occorre dimostrare che cosa abbiamo fatto. Quindi il consiglio è di lasciare traccia scritta con gli elenchi dei partecipanti, le firme, il nominativo dei docenti, il curriculum, la durata, le eventuali modalità di verifica, quindi per esempio se sono stati fatti dei test di apprendimento alla fine del corso, oppure se la verifica viene fatta sul campo. Questo, ripeto, è importante soprattutto in caso di verifica da parte del controllo ufficiale. Teniamo conto della cosa più importante, come dire, che la formazione sia efficace, e quindi se l'attività viene trovata conforme dal punto di vista igienico-sanitario, significa che la formazione è stata efficace. Diversamente, se ci sono dei problemi, probabilmente anche l'aspetto della formazione a qualche lacuna e sarà quindi da rivedere. Ringrazio la dottoressa Lombardi per l'intervento, ringrazio tutti voi e vi do appuntamento alla prossima pillola. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci.